Bentornati nella cucina di Teleponte. Oggi abbiamo formato una coppia scoppiettante. Li saluto e li ringrazio. Sono i nostri grandissimi amici che però insieme non c'erano mai stati, Orlando e Rocco. Orlando, No, è buongiorno, che no, buongiorno. buongiorno, Buongiorno a tutti i buongiorno. telespettatori che aspettano con ansia questo momento. No, è che Orlando, io appena mi sono girato ho visto che lui è abituato, Roppopò, ti devo far sapere, però forse l'ha trovato occupato lo spazio a mettersi vergognosamente dietro la cucina Quindi per poi fare esce l'entrata tempo. trionfale. Però è bello, guardate con l'inquadratura larga, vedi quello spazio celeste che si vede? Di solito lui si mette lì e dunque nell'inquadratura larga si vede che vergognosamente si è messo lì dietro per entrare, no? Dietro Da le dietro le quinte, quinte. No, no? dietro la Dietro la cucina. cucina, qua Che una per me bella. sono le quinte, per me sono le Per quinte. noi sono Allora, le quinte. salutiamo il grande Rocco Piacere, grande Po, Orlando, innanzitutto, grande che cuoco. è un personaggio di grande spessore e ce ne fossero come lui, veramente, che tengono alto il nome dell'Abruzzo con dei pezzi stupendi ed eccezionali. E va bene. Noi oggi cercheremo di fare una cosina con dei carciofi. Prego, uno che ti dice sei un carciofo. Eppure, perché dovrebbero considerarlo un'offesa? Guardate quanto sono belli anche Magari da vedere i fossi un carciofi. Cioè, carciofo. e poi sono pure buoni. Sì. Chissà perché dire Per sei un me carciofo è se offensivo. sei un carciofo, perché allora insomma i Carciofo. carciofi Non lo non so so, se sei un però. carciofo. Ma che Vabbè. abbondanza. Questa è una Comunque. cosa, dobbiamo fare una ricerca. Una ricerca. Vedi, noi tutte le volte Ecco. troviamo qualcosa da ricercare, Sei un carciofo, magari fossi un carciofo. Cosa Quindi c'è? niente. Addirittura oggi ti esibirai in due piatti, in onore di Ma due Rocco. piatti, insomma, facciamo un paio di carciofi crudi con delle scagliette di parmigiano, del pepe rosa e un po' di limone, così per antipastino, per Sì. Che entrée. E poi facciamo un fusillone ai carciofi. è buonissimo. Mi sa che ti devo aiutare, dobbiamo mettere pure l'acqua. Tu oggi ti sei distratto con Beh, oggi c'era Rocco. un po' poco, quindi Esatto, e non vedo niente sulla. poi ecco, volevo dire, i carciofi, ad esempio, a noi cuochi piace la verdura pulircela da sola, perché oggi in tutti, sia nei supermercati che nei negozi di frutta e verdura, ci sono i carciofi puliti, già tagliati, già puliti, Carciofi, così come insalata, la verdura, verdura, l'insalata, c'è di tutto, però però a insomma a voi noi se ci togli sto questo fatto di gusto, esatto, finisce. è vero. Lo Allora, schiocco del io carciofo. inizio, Sì. voi Tu comincia, intanto, vai con le pentole se hai io bisogno di me, me lo però dici. Io intanto da inizio, Rocco Po volevo ecco qua, sì. chiedere, l'ultima volta che noi ci siamo trovati qui, tu ci Sì. parlavi di un tuo lavoro che stavi mettendo a punto. Un A che lavoro, punto siamo? quanti No, lavori? dico quello, Quello quello discografico. discografico, si parlava di Ah, quello, non ecco, quelli. allora, no, perché parliamo di lavori discografici, videoclip nuove che sono in arrivo, però appena è tutto sincronizzato, l'uscita del CD nuovo sarà sicuramente anticipata e penso che a breve daremo qualche anticipazione, non oggi, ma a brevissimo daremo qualche anticipazione delle nuove videoclip e dei nuovi brani. Magari Ok. oggi, visto che siamo qui a Teramo, senti lo schiocco No, del e ne ho capito carciofo. perché se li vuole pulire da Perché solo. lui mangia il Perché piatto che è la parte tenerissimo tenera e se ha la un mangia. sapore, poi per gli intenditori, perché c'è gente che disprezza tutto, invece per noi che apprezziamo, poi bisogna anche saper apprezzare le diversità dei gusti. Mozzica, mordi. E a chi piace spaziare. Ah, questa è. Non ci riesco a fare come hai fatto tu. Forse sono andata troppo oltre, Troppo non ho aperto a la fondo. parte. Hai addentato troppo. È vero, non mi Sei si vorace, stacca. attenzione a Dorotea che è vorace allora, attenzione agli. No, però è vorace con gli alimenti, quindi non vi preoccupate. Allora, dicevamo del lavoro discografico, del lavoro discografico che si compone di 11 brani, alcuni storici, altri parlano del nostro territorio, delle nostre tradizioni e ce n'è uno in particolare, lo dico con il pollice in su, che parla della società, del momento attuale che stiamo vivendo. Allora, diciamolo con il pollice in giù. No, dai, diciamo col Dove pollice in sta su. il pollice in su in questo momento? Fammi In questo capire. momento il pollice in su sta perché è un lavoro molto E simpatico, quello sono d'accordo con sia te. nelle musiche, Va nelle bene. parole, Allora, che tra sul l'altro. lavoro è tutto pollice in su, Sì. ma sul Il momento. momento? Vabbè, ci asteniamoci. Ci Asteniamo asteniamo, rimettiamo a posto il perché, per pollice. alcuni punti di vista, sicuramente è tragico, però
per altri invece può essere un'opportunità per rimettere un pochino le cose, rimettere in qualcosa un certo in ordine, ordine, perché tante volte magari noi diamo importanza a delle cose che potrebbero poi risultare futili, invece stiamo ritrovando un po' più l'essenza della vita in questo particolare momento. Sì, ci arrabbiamo, vero Orla, ogni tanto il sabato Orlando arriva un... però no, anche che questo è l'orario che non è molto confacente a perché lavora la notte. Ecco, io carburo la sera, quindi se anche un po', tu ci fai venire alle 12:30. Ma a me non ci pensate che io pur se carburo la sera o il giorno, la notte, qua ci presto. Devo stare. Tu ti alzi presto? Cioè, no, io mi alzo. No, noi abbiamo una trasmissione a Teleponte, i nostri telespettatori lo sanno, alle 7 di mattina tutti i giorni. Insomma, siamo diversi conduttori, io mi alzo due volte presto la mattina. E a che ora si può dire l'orario? Per cominciare la trasmissione alle 7 e per preparare ovviamente il lavoro che c'è dietro, io mi alzo 5:10 la mattina. Una caffettiera così, esatto. Di caffè di quello buono che ti dà la carica e ci dopo pensa si parte. La mia mamma, perché io faccio ancora la bambina, bello, mi prepara tutto e dunque parto tranquillo. Cioè, ho tempo di stare con gli occhi così una mezz'oretta ciondolando a destra e a sinistra, perché c'è chi mi prepara caffè e tutto. Io questa mezz'oretta me la porto fino a mezz'ora. mi si protrae, è una mezz'ora lunga. Poi quando, certe volte poi può andare anche peggio. E si allunga. Ma patisce lo sonno. Ma l'artista è così. Non si è visto mai un artista che si alza ogni mattina alla stessa ora, alle 5, alle 6. Scusa, allora tu che per mestiere non fai l'artista, sta mezz'oretta di patimento, perché ti viene? Ti stai dando la zappa sul ma io ho l'arte dentro. Questo è vero. Quella può essere, ma se mai si finisce questi carciofi ci fa mangiare. No, vabbè, però lo sai che tu sei, essendo tu anche un esperto, no? Sai che i carciofi, buona parte del carciofo se ne va, perché non è. Ecco che cosa rimane. La il parte cuore, migliore sta nel cuore. Che poi questo è un bel cuore grande, perché hai scelto carciofi, quelli che sono quelli romani. Romani, sono vero. I carciofi un grandi. Po' tondi, celle, sì. Vero? Si riconoscono da questa caratteristica? Aiutami. Sì, sono tondi. A non sbagliare. No, sono tondi. Adesso diciamo che i carciofi nostri. Di quando mi piace. Ci può fare una puntata, non solo, devo suggerire al percussionista nostro, visto il suono che mette, suono fa. Quello scricchiolino. Il carciofo quello, nostro, quello lungo. Ecco, ci portiamo una bella cassetta di carciofi alle serate, al ritmo di musica. Non è ancora ora. Capito? Il carciofo nostro, tra una quindicina ancora non di c'è giorni. Il tra una, sì, c'è, però non è ancora bello croccante. Fresco e tra una quindicina di giorni, insomma, più o meno. Io lancio sempre i messaggi, fatemi lanciare il messaggio al nostro Pierluigi Ridolfi. Pierluigi, quest'anno una cassetta di carciofi ogni sera, così fai come sta facendo Orlando. Trick e tac, sempre sul battere. E ti posso dire una e cosa? Certe volte e anche fa sulle anche varie. Scena, se tu metti il percussionista sul palco. E si mangia che una cassetta di carciofi. Così, con questo movimento ci fai... Ecco. Vedi che hai detto. Una bella telecamera, una selletta che fa ogni tanto, una fette di pane. Quello che mo, ormai tra un mesetto arriveranno anche queste fave, le fave primissime. Le primizie. Quanto sono buone, dicevamo, le abbiamo cucinate ed erano buonissime. Sto preoccupato per lo sonno, tanto. Sai perché? Ma dovrò andare a trovare una nostra comunità a Montreal. Che bello! Sì, andrò a cantare. Per il... infatti già ho prenotato una cisterna di caffè. Ma che poi lì te lo fa, vabbè, se sono con nazionali il caffè lo fanno a casa. Fanno se a casa. Lì è dura trovare il caffè buono. Il caffè all'estero è dura. Proprio difficile. Infatti io quando vado fuori, vado all'estero, patisco soprattutto la mancanza di caffè buono. E mi ci viene pure il mal di testa. Il mal di testa a me viene per le lingue straniere, per esempio. Non ce l'ha portato tanto. Il dialetto, non ce l'ha portato tanto. Il dialetto, insomma, me la ca. L'italiano, mi impegno, però... Le lingue straniere, quando tutte? Ti comincia a parlare... Ma il francese un po' a scuola l'ho studiato. E per alcuni periodi l'ho anche parlato un po', visto che frequentavo un po' il Belgio e tanti belga che tornavano qui in Abruzzo. Ho avuto modo. L'inglese non l'ho studiato. Sbagliato, mi ci fa riprovare. Ci vuole una fetta di pane che lui mi sa. Pane? Niente pane. Oggi non c'è pane. C'è un ingrediente che in questa cucina manca. Tutti i giorni manca. Il pane. E allora, questa è una trasmissione che di tutto ci è spanata. È spanata. La trasmissione è spanata. Ma non solo la mia, tutte dal lunedì, raramente. No.
c'è un cuoco, Silvano, che saluto con grandissimo affetto, che viene il venerdì. Silvano, che è molto bravo. Lui addirittura non solo ce l'ha il pane, lo fa qui. Fa un pane veramente molto molto buono, facendolo con quel forno lì, che non è il forno più adatto per il pane. Gli viene sempre buono ed è buonissimo. Silvano è l'unico che porta il pane, anzi lo fa. Bene. Tu a che punto sei? A buon punto. Vogliamo far cantare intanto Rocco? Beh, poi Franco, io lo so che a te piace anche chiacchierare, per noi ti vogliamo sentir cantare. Ok, allora, anzi, sai se che mi cosa dite la preferenza... Per forza con Rocco, okay. La canzone è quella più famosa, diciamo così, perché poi lui c'ha un aneddoto da raccontare intorno molto a questa bene. Canzone. Va bene, intanto prendi il tuo organetto. Allora dedico questa canzone ai miei nipotini, che sicuramente mi staranno guardando, se no poi vedranno la replica stasera. Io li saluto, li salutiamo, gli dedichiamo anche noi questa canzone. Orlando continua, hai fatto un chilo di, guarda, di pattume. Di pattume, mentre Rocco canta. Dopo Rocco andiamo direttamente in pubblicità, lo dico alla regia, così abbiamo anche modo di pulire il pattume. Pattume. Va bene, tu sei pronto, Franco? Eccomi qua. Vai con Rocco. Taio, rap, 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 rap,
Grazie, bravo, grazie. Un pezzo stupendo. Questo andiamo in pubblicità. Rieccoci, io sto preparando un bicchiere di buon vino per i nostri brava, ospiti. Brava, tu sto sì facendo che ci bene. Uno sì lavora, uno canta, poveretti, c'hanno pure il diritto, insomma, di rifocillà. E uno, vabbè, ma il conduttore non deve assaggia. Sì. Come c'è, qual era quella cosa che si leggeva sul capo? Com'era il capo? Il capo non dorme, riposa. Il capo non mangia. Si nutre. Si nutre. Ce ne stiamo, ma il conduttore non mangia, non beve, assaggia, degustano, fa più chic che degusta. Oh, la parte finale, quella della moglie che gli tagliò la testa, quella non me la ricordavo, il marito geloso. Cioè, ma la storia di questa canzone racconta una storia tragica. È una storia tragica, accaduta tanti anni fa nella Romagna, proprio. Infatti era una canzone che cantavano i cantastorie romagnoli. E infatti Orlando la conosce da quando era bambino, è vero, Orlando? Sì, perché? Sì. Perché me la cantava il padre di un mio amico, dicevo prima, anche a lui, Don Ferdinando Marcattilli, e mi cantava questa canzone, no? San Mauro di Romagna, viveva un famiglio. Io da ragazzino dicevo, un famiglio. Un famiglio, poi perché un famiglio? Sarà questo? Un famiglio è perché probabilmente qualche adattamento dialettale. Il termine italiano del famiglio significa un impiegato comunale, il famiglio. Su tre cani trovate famiglio e un impiegato dunque comunale. Dunque non è... Però lì si riferiva, lì si riferiva alla famiglia, sicuramente cercando di italianizzare un termine dialettale o viceversa, dialettizzare un termine Orlando, tricolore. Questo è per il antipasto? Antipasto, che ti devo trovare un piatto. Un piatto così. Se vai cercando il piatto d'antipasto non lo trovi, dunque devi utilizzare quello che conosci. Questo è il piatto standard di Teleponte. Primo, secondo, contorno, frutto, purlo brothers. Tu ci sei capitato qualche volta con tutti, come si dice, con il pasto completo? Come no? Noi non ci a proposito, una volta non si può fare due quattrucce a brodo, il fatto che ci vuole tempo a fare il brodo, non basta? Beh no, il brodo l'abbiamo un'ora fatto. Si può fare abbiamo fatto un po' di tutto. Il quattrucci in brodo, noi abbiamo fatto risotto alle ortiche. Ma che cos'è che non abbiamo fatto? Però sento, risotto alle ortiche. Due quattrucci in brodo ci stanno. Il quattrucci all'uovo, il brodo di gallo. Penso che il pranzo di Pasqua, poi tra l'altro potrebbe anche essere, come si dice, cioè occasione per fare il brodo, si fa anche al pranzo di Pasqua. A proposito, il sabato di Pasqua andate in onda? Il sabato di Pasqua io penso proprio di sì. Sì? Mo mi cogli un po' così alla sprovvista, ma siamo sempre andati in onda con molto tutti bene, il pranzo molto di Pasqua. Bene. Sempre il pranzo di Teleponte Pasqua. Teleponte va sempre in onda. No, dico se andava in onda la trasmissione, visto che magari è una festa abbastanza sentita, più sentita come è il Natale. Come dirla adesso questo antipastino? Ora ti faccio vedere, cara. Oh, ne prendiamo anche un altro. Questo più piccolino, più grande? No, più piccolino. Piccolino, bello duretto. Magari da fare crudi togliamo gli altri due foglioline. Così questo qui intanto si può anche iniziare. Sì. Di Pasqua la festa più sentita è il giorno dopo, il lunedì dell'angelo. Il lunedì che dell'angelo. La gente si prepara le scampagnate, si prepara le grigliate, si prepara gli arrosticini, si prepara i boccioli di vino. Però purtroppo io ho guardato, ma è un classico, un grande classico di Pasqua, ho guardato le previsioni del tempo per il giorno di Pasqua, e il giorno di Pasqua piove. Piove. È vero che il 4 di aprile ha piovuto. Le 4 brillanti, però ha piovuto solo il 4. Sì, c'è chi afferma, allora c'è chi dice che dovrebbe piovere sia il primo, il 2, il 3, il 4. Qualcuno invece dice basta che piove il 4. E allora la tradizione dice quello. Piove 40 giorni. Beh, infatti, è piovuto il 4? Ha piovuto. Una giornata bruttissima. Sembrava il mese della nebbia, un'umidità. In teoria dovevamo avere il temporale tutti i giorni, anzi diciamo però quando è così o la mattina o il pomeriggio due goccine le fa sempre giusto per non uscire con la moto, capito? Esatto. Perché se esce la mattina dopo non andarvi la sera totalmente lo scafandro. No, noi chiaramente siccome amiamo il nostro dialetto, lo parliamo anche in trasmissione. Lo parliamo e lo possiamo anche tradurre in trasmissione. Ecco. Così facciamo double fast. Sì. Dialetto. Ah, volevo aggiungere la canzone di Ro Po Po. Tanti anni fa, anche un certo Piacentino Pirocchi
attualmente vigile del fuoco in pensione di Miano. Non avevamo dubbi che il cognome Pirocchi. Pirocchi è proprio un cognome milanese. Mi diceva che questa canzone la cantava pure lui, la cantava, l'ha sentita. Sì, questa di Roppo. Scusa, ma tu dove l'hai, cioè come ti è venuto in mente? Ecco, diciamo, ecco la qua. Allora, dobbiamo... lui però diciamo che l'ha personalizzata, l'ha musicata bene. E ma gli ha messo gli quella... ha dato il grande successo. E gli ha messo quel Roppopò che inizialmente non c'era, no? Io però ce l'ho trovato. Devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Perché tu ti chiami Roppopò? Perché? Perché la gente, a partire da una ragazza, cioè all'epoca era una bambina che al suo primo compleanno ha avuto la sfortuna di sentire tutte le canzoni di Franco Roppopò. E parliamo del 1998-99, se non sbaglio. I genitori se lo Melissa, la figlia di Franco, un caro amico. Allora mi invitarono i genitori al compleanno di questa bimba. Ma tu cantai non tutto. Ti esibivi ancora nelle ancora piazze, no, diciamo, no, mi esibì, no, mi esibì, non mi esibivo, cantavo, allietavo qualche festicciola, ma per amicizia, non lo facevo neanche. Certo, ecco, cioè proprio per il piacere di stare insieme. E che capitò? Che questa bimba quando iniziò a parlare, prima di dire mamma e papà, cominciò po po po, poi papà, mamma, po 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 e poi roppopò. Quindi mi ha più padre. È stata forse la prima ad appiopparmi questo simpatico soprannome, insomma, che è diventato poi il mio nome d'arte e sta pure registrata alla SIAE. Pure, sì, perché poi... Così, nessuno se ne può fregare. Quello è ovvio, anche se molti la rifanno sta canzone. Comunque, ci saluta Giovanna, ci fa tanti auguri, vi fa soprattutto tanti auguri. Noi la salutiamo, la ringraziamo anche per l'affetto che ci dimostra sempre. Grazie, grazie Giovanna. Grazie a tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando. L'antipasto è più o meno pronto. Sì. Così invitiamo tutti coloro che sono davanti al teleschermo a riempire. Che fai come Orlando che non invita la gente a mangiare? No, potete invitare. Non a mangiare qua, a riempire. No, no, a riempire un dito, un bicchiere, dipende poi anche. Ah, di vino e brindare? Fare un brindisi. Che ti serve? Dimmi. Un brindisi con noi. Certamente. Un cucchiaio, cara. Eccoli qua, sai benissimo dove sono. Tieni, vai. Oddio, due cucchiai. Non ti piace quello? Ti è piaciuto? Questo. Anche capito? Perché mo è quasi l'una, la gente sicuramente si sarà, chi si sarà appena seduto, chi si starà pure per alzare, perché chi mangia a mezzogiorno avrà quasi finito. Però chi ha la possibilità, dai, che così facciamo un bel brindisi domestico, televisivo. Un Dorotea, brindisi. Ma tu che fai? No, io conduco. Ah, lei, ho capito, lei. Ma la nostra conduttrice allora. No, vabbè, mi sembra che mi sono messa... La nostra conduttrice. Dai, un ditino. Esatto. Un ditino, Dorotea, vabbè, un ditino. Così brindiamo anche a tutto il tuo pubblico che ti segue e che poi il nostro pubblico manifesta. Nostro pubblico. Dimmi quanto? Ah, basta, anche perché è giusto, come hai detto prima, il conduttore non beve, ecco, degusta. Allora per degustare ce ne vuole un ditino. Salute a tutti. Salute a tutti voi. Cincin. Stavo sentendo lo schiocco dei bicchieri. Infatti ho fatto silenzio perché anch'io stavo sentendo la stessa cosa. Sì. Questo lo possiamo mettere da parte, ci manca qualcosa, il pepe? Devo dire. Sali di parmigiano. Coltello va bene questo, te l'ho pulito. Parmigiano reggiano. Lui è... Orlando, poi vedi com'è preciso? In cucina, lava, mette a posto, piano piano. Quando comincia a cucinare Orlando, sembra che non c'è tempo mai per... Cioè, della serie ce la facciamo? Lui dice sì, sì, ma anche quando ha fatto cose più complicate. Ma l'una e mezza è sempre pronto. Ecco. Eppure c'ha il suo modo, la c'ha i suoi tempi. Sì, perché la cucina è una cosa da fare con calma. Ho capito, ma in televisione purtroppo c'è un'ora. Se no mangiamo alle tre. Ma, no, io... allora in cui mangiamo. Ma se io so che all'una e mezza... Ieri sera ho fatto delle codine di rospo al forno con le patate. E c'è alle 8:30, alle 9:10 era tutto pronto, tutto si mangiava. Lui è un artista, in cucina è proprio un vero e proprio artista. Ma artista, diciamo che... Mi piace, mi diletto. Vabbè, ti diletti e ti diletti anche bene perché cucini tutto molto bene. Sto pepe, una volta mi si è riaccesa una gastrite col pepe, una cosa tremenda. Mi piace moltissimo. Pure a me piace, ma in vano. Però... Anche se questo mangiarlo così di meno perché non è... Questo è vero che è secco, non è tipo quello nero. Sì, insomma, sì. No, è quello rosa proprio. L'ho mangiato abbinato a delle portate di pesce squisitissime e ho mangiato tutto il pepe che ci stava. Non ne ho lasciato neanche un chicchetto.
Guardate, oggi si sta anche esibendo nella... Per una settimana sembrava l'Etna dentro. Lo so, ma se io per fortuna c'ho lo stomaco di ferro, potrei mangiarlo tutto. Sì, facciamo a cambio. Te lo vado ad assaggiare, te lo rubo qui. Facciamo a cambio? Beh, io questo stomaco qui sono felice di averlo. Te lo tieni, gelosamente. Devo dire di sì, perché non ho mai problemi, ringraziando Dio. Meglio così. Buono, buonissimo il pepe. È pronto. Orlando lava tutto, pur se ha lavato, rilava. Brava Orlando, mi piace la pulizia in cucina, è, una, sì, sì, lui è un requisito fondamentale. Ha le mani consumate Orlando, se tu le guardi. Io ogni tanto gliele guardo perché sta sempre lì sotto all'acqua e sciacqua il prezzemolo, sciacqua il limone, sciacqua. Se deve spremere il limone, prima lo sciacqua, allora lo pulisce precisamente, ma neanche fa così, pulisce, e poi lo... Ovviamente condivisibile, complimenti, bravo che te lo ricordi pure sempre, è un fissato dell'igiene e ha ragione, perché in cucina, e non solo in cucina, insomma, l'igiene è molto molto importante. Come no? Certo. Eccolo allora, qua, adesso, te l'ho detto, se adesso dopo questo complimento mi tagliavi il limone senza lavarlo, eri finito. È pronto? Sì, cara. Ma ce la facciamo a cuocere poi il condimento per... Sì. Sì. Orlando. È bravo, veramente. C'ha una grande passione per la cucina, lo dimostra tutte le volte che viene a cucinare. Olè. Le voilà. Prego, bello. Assaggiate. Come no, intanto facciamolo vedere, Simone, il piatto. Un bel primo piano. E questa è un entrée, come hai detto tu. Una piccola entrée. Entrée, scusate. E moi je vais a faire le primo. Le vai, primo, Franco, oui, on dit così, on dit. E noi facciamo la saggiatera. Anche perché abbiamo anche il vino, cioè abbiamo tutto per fare l'aperitivo. Quindi è ora di assaggiare. Ci dici subito gli ingredienti che metti in quella pentola, perché tra breve dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo a mettere dell'olio, sì. Dell'aglietto fresco. Dell'aglietto fresco. Facciamo così. Facciamo così. Quindi aglio. E i carciofi, e intanto andiamo avanti, un po' di prezzemolino. Sì, vai Franco, tu puoi mangiare. Cuocere. Tu devi mangiare, perché poi quando rientriamo dalla pubblicità, che stiamo per chiamare, devi cantare. Dunque c'hai 3 minuti per mangiare, per ripulirti la bocca e non avere l'acquolina, e cantare. E scegliere pure la canzone che ci farai sentire, è troppo? Scegliela tu. Scelgo io, va bene. Andiamo in pubblicità e poi di nuovo ascoltiamo Ropopò. Eccoci di nuovo insieme, beccati ancora mentre mastichiamo. Sì. Hanno chiamato i nipotini di Ropopò. Di Ropopò. Che si chiamano? Cristian e Francesco. Che ringraziamo, salutiamo, un grandissimo bacio a tutti e due. Lo zio vi dedica la canzone che non abbiamo... Ah, sì, no, la canzone è scritta... Allora, un'anteprima di quelle toste pure. Mm. Perché è tosta? Perché innanzitutto si parla di un brigante di origini teramane, anzi... Più precisamente, lui era nativo di Castiglione, Messeramondo. Di Rocca Santa Maria, anzi Riano di Castiglione di Rocca Santa Maria. Se un brigante è vissuto a cavallo, insomma, ha esercitato la sua attività nella seconda metà del 1500. Ha esercitato la sua attività per un brigante, bellissima come definizione. Anche perché lui era un brigante molto nobile. Cioè rubava i ricchi per dare ai poveri. Brava. Era il Robin Hood abruzzese, che tra l'altro... aveva una fama addirittura europea, se non mondiale, per il suo senso di giustizia sociale. Questo testo è stato scritto da Simone Elso Serpentini, il professor Serpentini, che tra l'altro poi me lo ha affidato, ma vedi un po' che riesce a ricavarci. Dunque è la prima volta che lo segui in pubblico. Devo dire la verità, in televisione la prima volta, ho avuto la possibilità, nonché l'onore, il piacere, di eseguirla giovedì sera alla Sala San Carlo, durante la presentazione del libro di Pezzola, Il principe del borghetto, un altro brigante molto noto della nostra città di Teramo. Bene, quindi torniamo a Sciarra, questo Sciarra che ha veramente trasformato la sua vita da un umile pastore senza cognome, perché lui pascolava le pecore del principe Sciarra, e si chiamava semplicemente Marco, non aveva cognome. Non aveva famiglia. Ecco, ogni volta che però
oltrepassava. Non aveva un famiglio, come dice la canzone di Ropopò. Ogni volta che però lui oltrepassava qualche dogana, perché sappiamo che l'Abruzzo era terra di confine, e forse lo è ancora oggi, ecco, attraversava qualche dogana, chi sei? Sono Marco, di chi sono queste pecore? Del principe Sciarra. E allora con l'andare del tempo lui è diventato Marco di Sciarra e poi è diventato Marco Sciarra. Ma sentite che poteva fare, che era in grado di fare, era veramente un personaggio unico. Sonate, sonate campane a martello e gli allistati subito a cavallo, fuite tutti, anco senza lo mantello, che arriva Sciarra, pria che canti il gallo. Di tutti lì ladroni omicidiari, di tutti lì briganti e fuoriusciti, di uomini scellerati e gran sicari, e Marco Sciarra il capo dei banditi, toglie ducati, grano e vestimenti, ne ammazza più lui che lo malcastrone. Sciarra, eccolo qua, fuite tutti dalla città, Marco Sciarra, eccolo qua, lui ammazza senza pietà. Portate polvere, armi, piombe e palle, veloce come il lampo alla montagna, coi suoi briganti scende nella valle. Sciarra si è fatto re della campagna, odia i potenti, vuol bene ai tamarri, toglie i ducati al ricco possidente, chi non ha niente. Marco Sciarra, eccolo qua, fuite tutti dalla città, Marco Sciarra, eccolo qua, lui ammazza senza pietà. Commissario contro la pecunia oziosa, mandato da Dio contro agli usurai, grande omaggio fece un dì ad una sposa, e a papi e cardinali porto guai, la povera gente rimase senza voce quando il vile battistello grassatore gli tagliò la gola sul colle della croce, cogliendolo alle spalle il traditore. Marco Sciarra è morto qua, piangetelo tutti giù in città. Marco Sciarra, eccolo qua, l'hanno ammazzato senza pietà. Così finì quel dì la scellerata vita di un brigante iniquo e malandrino, di quest'empia furia dall'inferno uscita, che ognor di stragi seminò il cammino. Marco Sciarra, eccolo qua, vite tutti dalla città, Marco Sciarra, eccolo
qua, l'hanno ammazzato senza pietà. Marco Sciarra è morto qua, piangetelo tutti giù in città. Marco Sciarra, eccolo qua, l'hanno ammazzato senza pietà. Bravo, veramente bella, 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 complimenti anche al suo Simone Serpentini. In pratica sta morto su Marco Sciarra. Alla fine è morto, tradito ovviamente dal suo fedelissimo luogotenente. Hai capito? Come no? No, ti voglio fare una domanda, ma una canzone che finisce con qualcuno che rimane vivo, ce l'abbiamo? Vediamo un po', fammici pensare. Ovviamente la domanda è stata fatta in senso ironico, è vero che tu come cantastorie racconti le storie, e le storie molto spesso, insomma le storie di una volta finivano in tragedia, perché sono quelle che fanno più, lasciano più il segno, esatto, insomma, le storie che finiscono sono bene, quelle che ti creano un'emozione, certo, no? Certo. Così come le canzoni, se una canzone non è triste, non ti crea emozione. Cioè, ho scritto T'amo sulla sabbia, che emozione ti crea? Quando piove, finisce là, no? Oh. Vabbè, avete in questo momento distrutto una canzone che ha, come si dice, ha accompagnato generazioni di innamorati. Voi l'avete rubata. Io e Dede ce l'abbiamo come cavallo di battaglia, ho scritto T'amo sulla sabbia. Ho capito, però. Perciò voglio dire, a me ogni tanto mi chiamano cantante triste perché... Ecco, mi piacciono quelle canzoni che ti ho fatto ogni tanto. L'uomo in frac, le canzoni di Luigi Tenco, Lontano, lontano. Queste canzoni che sono delle poesie della musica italiana, non sono canzoni di musica leggera. Sono delle vere e proprie poesie. Fondamentalmente siamo un popolo di persone tristi. Noi credevamo di essere noi italiani allegri, no, felici e contenti. Ci vuole. Che l'essere umano. La canzone ti deve creare un'emozione, se no finisce là, insomma, no? Così come Giorgio Gaber, per esempio, in una giornata triste, brutta, ecco, se lui mi accompagna un po' la cosa, posso fare lo shampoo. Allora, vai con lo shampoo. L'organetto e lo shampoo non si sposano bene. Diciamo che allora, c'è sai che difficoltà. Facciamo? Proviamo a fare una prova durante la pubblicità e vediamo se per caso... Come va? Come va? Se va bene, una mezza... La proponiamo. Vogliamo andare allora subito in pubblicità? Perché mo sono curiosa di vedere se riusciamo a farla. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo, anche perché dobbiamo buttare giù la pasta. Sì, cara. Perché per i fusilloni forse un po' più di tempo sì, ci vuole. Come ci sta, a parte che io i tempi come di cottura me li regolo io, però giusto per... 13 minuti. Vedi un po'. Cioè, tra un po' lo portavamo lì fuori per leggerle. Lo facevamo reggere a Simone e noi leggevamo. Noi andiamo a 10 minuti, sono più che sufficienti perché ci piacciono. Ci piacciono al dente. Al dente. Sì, ecco. Sì. E allora andiamo in pubblicità, poi quando rientriamo buttiamo giù la pasta e cerchiamo di capire se possiamo fare sta canzone in coppia. Pubblicità. Ma no, per dire lo sciabbo, se no sai quante ci sono. Le prove sono andate bene. Voi non sapete che cosa state per vedere. Appena accendi un motivo, te lo rifà perfettamente uguale con le note. Siccome io mi preoccupo anche della cucina, perché tu tra breve entrerai nel tuo mondo d'artista e mettili su tutti che oggi ci abbiamo i mangiatori. Vai, oggi non ti preoccupare. Allora, da questo momento in poi la padrona della cucina sono io. Brava. Voi fate la vostra esibizione, siete stati bravissimi, fatela bene. La pasta, io assicuro il mangiare per tutti da questo momento. Brava. Voi andate. Vai, Ropopop. Però no, tu non devi cucinare, io non devo cucinare. No, devi cantare e devi anche esibirti. Cerutti. Cerutti, o preferivi... No, questo non è. No, o preferivi lo shampoo, allora... No, che Cerutti giro, sono solo il ritornello. E facciamo questo. Fate lo shampoo, mi sembra che... Fate lo shampoo, vogliamo provare lo shampoo? Proviamo lo shampoo. Proviamo lo shampoo, dai. Allora, una triste giornata... Non c'è niente da fare, non si muove una foglia, non mi viene una voglia, non ho via di scampo. Bah, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Lo shampoo? Sì, uno shampoo. Esce l'acqua.
l'acqua scroscia, l'acqua fredda, calda, fredda, calda. Giusta. E di shampoo quale marca mi va meglio, rosso, verde, giallo? Questo. Schiuma morbida, soffice, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Poi il signor G diceva, la schiuma è una cosa buona, eh? È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Schiuma, schiuma, morbida, soffice, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Sciacquo, sciacquo. Seconda passata, no, fon, finisce con fon. Il suo nome era... Ma lo chiamavano Drago, gli amici al bar del Giambellino, di lui dicevano che era un mago, che era un mago, c'era un tigino. Bravi, 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 gli amici al bar del Giambellino, di lui dicevano che era un mago, che era un mago. Io ve l'avevo detto all'inizio della trasmissione che oggi avevamo messo insieme una coppia probabilmente scoppiettante, e questo è il frutto di questa unione, eh? Scoppiettante, che e dire poco. Artistica, canora, musicale. Ecco, mi ha tirato fuori una vena artistica lui. Caspiterina, l'Orlando. Sì, l'Orlando furioso. Orlando, io intanto, nell'attesa che arrivi il primo. Vai, caro. Continuiamo a fare. Ce l'avete ancora il vino, sì? Sì. No, dico, volevo dire il primo o il vino? Ho detto il primo. Hai detto il primo. Hai detto giusto. Il vino l'hai detto tu. Il vino l'ho detto io, tu hai detto il primo. Detto volevo, il vino, volevo dire prima, ho detto prima. Con il vino ci sta bene pure il primo. Sembra che arriva il primo. A che punto siamo con i carciofi? Siamo a buon punto. Ce la facciamo, sì, qui abbiamo poca acqua e tanta pasta, ma non fa niente. Facciamo al vapore. Sì, perché questa è la cottura La Reggia, mi sembra la marca quella buona. Questa sta partendo bene. Solo che non abbiamo controllato bene a che ora abbiamo messo giù la pasta, forse ma era no, 1.16, no, no, tu lo vai ad assaggiare? Sì, assaggiamo, sì, se no stare... Rimettiamo un po' d'olio. Rimettiamo un po' d'olio perché di pasta ne è messa parecchia. E io mi soffrirò, allora, noi abbiamo Roffopò che è un buon mangiatore. Sì. Se i nostri colleghi che sono presenti, Simone e Giancarlo, ho visto arrivare... Se qualcuno vuol venire a mangiare... Se qualcuno da casa vuol venire a mangiare, in 10 minuti fa in tempo ad arrivare e mangiare, per cui mezzo chilo di pasta ce la voleva. Ce la voleva, sì. E certo, perché poi devi sapere che lui, tutte le volte che cucina, cucina in abbondanza. Al di là della pasta, che poi decidiamo al momento quanta pasta buttare giù, lui di condimento ne fa sempre tanto. Così può anche aggiungere pasta, rifare... Infatti, decidiamo. No, perché non riesco a cucinare per poche persone. Lui ce l'ha proprio nel DNA la cucina industriale, intesa come quantità industriale. Come quantità industriale, sì. Quanti siete voi? In famiglia siete quattro, però. Siamo quattro, ma adesso siamo tre perché mia figlia sta a Milano, però spesso siamo in due, ma io cucino sempre per quattro, cinque, sei. C'ha le porzioni per quattro in testa. Tanto vabbè, però io immagino che il tuo cane mangerà ovviamente il mangiare suo. No, il suo, suo. Rigorosamente. Sì. Solo la mia Carlotta, che adesso abbiamo messo a dieta, mangia tutto quello che è caro. Bravo. Vabbè, bravo, mica tanto. I cani dicono che non faccia molto bene, no. Anche se io ho avuto... Quando ero ragazzina, ci sono cresciuta, ero bambina quando l'ho preso, ero vecchia quando è morta, un cane, un pincher che è morto a 20 anni.
dunque una vita intera con questo cane, mangiava per la verità poco, 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 però mangiava quello che mangiavamo noi. Ma sì, ma anche perché ma mangiava pochissimo, invece Carlotta mangia in quantità industriale, prima, non la freni. Prima le crocchette non c'erano. No, ai tempi del mio cane c'erano. È stata un'invenzione degli ultimi 10 anni, più o meno. Mangiare la 15 anni, ma non mi ricordo. Quando c'avevo il cane io che ero ragazzo a casa con mia madre, cioè, le crocchette non esistevano, per cui il cane, anzi quando gli volevi le fare ossa. Una cosa da cane, facevi del riso bollito con la carne macinata. Già, però, e secondo me funzionerebbe anche adesso. Ma sì, anche perché il riso doppiato si trova nei negozi per animali da mangiare. Una volta potremmo proporre il menù cani. Non sarebbe male, una buona alternativa al mangiare, anche perché in casa molti hanno fortunatamente degli animali. Potrebbe anche e molti essere ci buono. Si dedicano alla cottura della pasta, della carne, proprio solo per i suoi. Solo per l'animale. Soprattutto chi ha più di un cane, magari li cucina apposta, o no? Tu ce li hai gli animali? Adesso no, di animale a casa basta io. A che punto è la pasta? C'è ancora bisogno di un po' di tempo. Va bene, perché tra 2 minuti la mettiamo lì. E la facciamo finire di cuocere lì. Il parmigiano qui non ci va, vero? Sì. Ce lo mettiamo un po' a scaldo. Abbiamo una grattugina? Qualcosa abbiamo, credo, non lo so, devo vedere. Prima di parlare è sempre meglio controllare. No, la grattugina no, però abbiamo quella che fa le scaglie volendo, però la grattugina no. Niente, però mi sembrava di averla vista qualche. Anch'io ho questa sensazione, per quello ti ho detto sì, e poi però ci ho dovuto ripensare perché mi qui sembrava. Le cose vanno, vengono, non come le nuvole di De André. Guarda che bello aspetto sti carciofi. È vero? Le guardate attraverso lo non si sono, si sono mantenuti anche piuttosto, non si sono spappolati. Sì, beh, per me la verdura deve essere sempre un po' croccantina, anche ma me, mai proprio disfatto. Oppure facciamo una crema come l'altra volta e abbiamo fatto. Ma lì è una scelta che uno fa, non è che ci deve diventare da sola la. Che dici Orla? Un altro pizzichino di sale. Sicuro che non abbondiamo poi troppo con il sale? La vogliamo cominciare a cacciare la pasta? Ci mancherebbero 5 minuti. Quanti, Simone, per la fine della trasmissione? 5 Eccoci minuti qua. Oramai minuti. Anche lui ci ha incorporato in testa l'orario del. Lui le quantità. Le quantità, io l'orario durata. Della televisione, sì, la durata. Cioè la sveglietta in testa che prima mi che arrivi l'orario. Il primo, io quasi quasi farei. Ma tu sei il padrone. Un'operazione, perché alla fine, siccome anche mi piacciono i carciofi fatti così. È vero che sono buoni? Sì, sì. Li fa pure, devo dire, posso dirlo? Sì. Pure Carmela li fa. Perché non pensavo di non poterlo dire? Che ne so. No, perché si offende Carmela, no? No, li fa anche buoni. Non si offendono né Carmela e né Orlando. Né Orlando. Comunque siamo felici che anzi sia un piatto che viene. È un piatto collaudato e che merita veramente di essere degustato. E io vedo subito. Lì abbiamo, ricordiamo gli ingredienti che ha messo Orlando, con il carciofo ovviamente pulito, è stata tutta la parte più dura, il cuore del carciofo tagliato finemente con limone, olio, pepe rosa, che ci sta veramente bene, scagliette di parmigiano. In grani, sì, non tritato. Anche perché se uno non ama molto il pepe lo può scansare, ma in questo caso davvero. Ma tu perché hai scelto tu il pepe rosa o in questa ricetta ci va il pepe rosa? No, ce l'avevo a casa. Ma lo sapete che Orlando ama cucinare con quello che trova dentro la dispensa. No, ma ci sta proprio bene, secondo me il pepe nero non gli avrebbe dato quel sapore lì. Ci sta bene quello rosa, complimenti. Ropopo, ti devi velocizzare la mangiata dell'antipasto. Dell'antipasto, perché occhio che io sta pentola la sento un po'. Non ballerina. Lo so. Non vorrei far ritrovare poi la pasta per terra. Brava alla cucina, Dorotea. Davanti alla cucina. Questi sono i piatti, ti aiuto. Questo se vogliamo mettere il parmigiano a scaglie. Sì. L'acqua la possiamo allontanare così si vede meglio l'operazione che fai. Che buon odore. Occhio sempre al manico della. Ti trovo anche per impiattare. Che dici Ropopò? Come dici, ti sembrano? L'aspetto è bello. L'aspetto è bello e quindi sarà anche un buon lavoro. È semplice perché qui si poteva aggiungere, per esempio, ecco, del gorgonzola che piace tanto a lei, un po', che amalgamava un po' tutto. Invece questo è olio e carciofi. Anche perché è più leggero. Molto, molto semplice. Consigliabile per chi deve. Ma voi quando andate a cantare mangiate sempre dopo, vero? Dipende.
come dipende. Ci sono dei comitati che sono così accoglienti che ti fanno trovare tutto quel ben di Dio che uno neanche può immaginare. Che non si può mangiare dopo. E allora subito si pensa, mai rimandare a domani quello che puoi, che fare, puoi oggi. Fare oggi. Siccome noi di solito iniziamo poco prima della mezzanotte e finiamo almeno a mezzanotte un minuto, quindi non rimandiamo mai a domani. Anche se bisognerebbe cantare a stomaco leggero, perché altrimenti per quello io te lo chiedevo. Dica di più, ma questo va proprio solo le scale. Occhio Orlando, che non ti vedo proprio preparato con questo attrezzo. No, è che fa che facciamo anche le scale di Orlando. È regolato a mo' di trappola. Non era avvitato. Era troppo grande, insomma, non tagliava bene il parmigiano. Ma noi com'è? Tu ci fai caso alla grandezza del parmigiano? No. Noi ci adattiamo a tutte le forme. L'importante è che entri in bocca. Quello. Dopo sminuzzarlo pensiamo. Ci pensiamo noi. Bravo, volendo si può anche fare la variante senza parmigiano? Sì. Oddio. Era destino che andasse a finire dentro al piatto il parmigiano. Sì. Orlando ce l'ha fatto tuffare. No, sulla pasta, e quindi ci è andato. Il parmigiano ci è andato. Non c'è andata a scaglia, c'è andata in madonna, questo modo. Mi sa che può andare, vai tranquillo Orlando, okay. Anche perché lo dobbiamo far assaggiare a Roppopò. Abbiamo un minuto di tempo, giusto il tempo di far assaggiare questo piatto. Uno lo mettiamo qui per farlo vedere, guardate anche quanto è bello con questi fusilloni che sono belli. I fusilloni? Sono leggermente sì, più grandi di quelli, dei fusilli. Eccolo qua. Questo è il piatto confezionato di fusilloni con carciofi, parmigiano, molto, olio tutto e molto semplice. Niente di che. Per quanto riguarda gli ingredienti utilizzati, poi però viene fuori un piatto buono, gustoso e leggero e sano, con prodotti di stagione. Molto bene. Pronto la bocchetta, Franco. Pronto Franco? Allora, noi intanto cominciamo i saluti, ci vediamo tra 15 giorni. Sì, cara. Mi raccomando, poi non lo so, vediamo, possiamo fare pure qualche sorpresa, qualcosa di etnico, perché l'ultima volta io ti volevo portare degli ingredienti per fare cose particolari, poi delle questioni mie personali non mi hanno fatto trovare il tempo di andarli a prendere dove volevo andarli a prendere, però fra 15 giorni forse possiamo fare qualcosa. Le sorprese sono sempre ben accette. Allora, tra 15 giorni sorpresa con Orlando. E Roppopò penso che è invitato anche tra 15 giorni. Però vorrei dire una cosa, tra 15 giorni. Sarò a Montreal. Allora ci facciamo un bel collegamento da Montreal. Si può fare? Con Skype? Via satellite. Come no? Certo, magari. Vi saluto da là. Certo, se basta avere un iPad oppure un telefonino. Ma poi in America, io non ce l'ho, ma là. Ma là, pure se in America non ce l'hanno. Arriveranno qui anche 10 persone attraverso la rete. Grazie, grazie. Okay, grazie, Franco, grazie. Complimenti anche per le novità. Complimenti Orlando e fatti. Complimenti a te. Speriamo di vederci presto. Invitami. Senz'altro. Mi sa che abbiamo creato una coppia, dai. Magari, mi piace. Dorotea. Okay. Siete padroni di questa cucina. Io riprendo la mia funzione. Tu riprendi la tua funzione di assaggiatore. Il motivo specifico per cui sono venuto qui è l'assaggiatore. Grazie per le belle canzoni che ci ha fatto ascoltare Orlando. Buona domenica, buona giornata. Grazie e noi ci vediamo tutti. Tra 15 giorni. Grazie per l'attenzione. Questa trasmissione di cucina torna lunedì. Buon fine settimana. Ciao a tutti.